A Stupinigi si grida il miracolo. Moltissimi fedeli hanno visto con i loro occhi la statua di Gesù piangere. A decidere e verificare se si tratta di un evento vero e miracoloso sarà la Curia di Torino, che ha fatto prelevare la bellissima statua per farla esaminare, e si darà risposta ai tanti dubbi che sorgono intorno al fenomeno. Cerchiamo di capire in realtà cosa è accaduto. L'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, molti fedeli hanno visto lacrimare la statua di Gesù, che era collocata nel parco di Stupinigi, a Torino. Tutto sarebbe iniziato mentre alcuni volontari dell'Associazione La Luce dell'Aurora, da anni attiva in zona, erano in preghiera nella Taverna degli Angeli per pregare per una famiglia in difficoltà proprio attorno al Sacro Cuore di Gesù. Testimoni hanno riferito sulla pagina social della Madonna di Stupinigi che lacrime copiose hanno rigato il volto del Cristo. Il fenomeno sarebbe andato avanti per ben 4 giorni. Un uomo ha così deciso di riprendere l'accaduto e ha pubblicato il video su Facebook. Ha raccontato che la testa della statua al tatto non risulta bagnata e assicura anche che non si tratta nemmeno della resina caduta dagli alberi del parco. E ai giornalisti riferisce: lacrime vere, che sono un messaggio per tutti noi fedeli, asciugate con un fazzoletto, diventano una reliquia. I più scettici e poco credenti riferiscono che dall'occhio non sgorga alcuna lacrima, che al contrario sembrerebbe una macchia fissa, immobile sulla statua. La notizia del miracolo, quindi, è ridotta alle parole dei fedeli presenti in quel momento ed è ripresa soltanto dalla stampa locale. Chi l'ha vista piangere per 4 volte assicura che le lacrime chiare, non di sangue come spesso accade, erano autentiche. Tanto che ora quella statua è stata portata via dal luogo di preghiera, sulla strada provinciale 143, per essere analizzata. Scortata dai carabinieri, è arrivata all'arcivescovado di Torino, dove verrà sottoposta agli accertamenti e verrà visionata direttamente dal vescovo, Monsignor Roberto Repole. Nell'attesa di sapere se quelle lacrime sono autentiche, dobbiamo ricordare che Gesù, morto sulla croce per noi, piange e soffre per questo mondo, avvolto dall'odio, dalla guerra, dalla sofferenza. Potrebbe essere un segno divino, un messaggio per l'intera umanità, un messaggio d'amore a distanza della sua santa nascita. Preghiamo sempre Gesù affinché non ci abbandoni mai.